Cambio pagina. In questi giorni a Palermo, sotto la regia di Walter Veltroni, si gira un docufilm sulla figura di Pio La Torre, il segretario regionale del PC assassinato 40 anni fa dalla mafia. Si intitola Ora tocca a noi. Andata sul set Agnese Licata. Ora tocca a noi, confidò Pio La Torre all'amico Emanuele Macaluso pochi giorni prima del suo assassinio, sentendo sempre più forte il rischio del suo lavoro contro la mafia, soprattutto per far approvare una legge che riuscisse a combatterla. Questa frase diventa ora il titolo del docufilm che Walter Veltrone intende dedicare al leader siciliano del Partito Comunista, ucciso il 30 aprile dell'82 a Palermo insieme a Rosario Di Salvo. Una vita ricostruita attraverso un mix di linguaggi che porta l'attenzione soprattutto su un aspetto. Paradossalmente quello che è successo dopo la sua morte che Pio non ha visto, cioè l'approvazione della sua legge, una legge che ha cambiato completamente la concezione della lotta alla mafia, introducendo sia la confisca dei beni sia l'associazione di stampo mafioso. Cosa vorrebbe che passasse oggi della vita di Pio La Torre alla società civile ma anche alla politica di oggi? Penso quello che nostro padre ha insegnato a me e mio fratello, che se il destino che ti è stato assegnato non ti piace, quel destino miserabile lo puoi cambiare e il figlio di un contadino povero può diventare Pio La Torre. Coprodotto da Minerva Pictures, Rai Documentari e Luce Cinecittà, Ora tocca a noi andrà in onda il prossimo autunno su Rai 3. Intanto, a pochi giorni dai 40 anni dall'omicidio, oggi gli studenti di tre scuole palermitane hanno pulito la lapide intitolata Pio La Torre e Rosario Di Salvo, collocata nel luogo dell'agguato.